Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Bene, gentili amici in ascolto, signore e signori, da parte mia di Lorenzo Petizzol, buonasera e ben ritrovati a Fuorigioco. Gildo, Padova ha pareggiato, mi pare, a Reggio, una partita importante. Sì, 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 beh, non c'è dubbio, una partita importantissima. Fra tutte le squadre, sia proprio il Padova quella che potrebbe avere, dopo il condizionale, potrebbe avere un piccolo margine di vantaggio rispetto alle altre. Buonasera, buonasera, benvenuti a questa puntata molto triste di Biancoscudati Channel. Era il nostro sentito e direi dovuto di un amico che se n'è andato ieri, ci ha lasciato la mitica voce delle radiocronache del calcio Padova. Sicuramente Gildo continuerà a farle le sue radiocronache da lassù e tutti i tifosi del Padova potranno continuare a sentirle sicuramente tramite i loro cuori. So che mi voleva molto bene Gildo, so che mi seguiva sempre con grande affetto, con grande simpatia, e mi onorò anche il fatto che all'inizio dei suoi problemi, questo cuore che faceva i capricci, pensò insomma a me per sostituirlo nelle prime radiocronache. Mi onorò e mi diede grande orgoglio sapere che lui potesse pensare che la mia voce potesse essere amica dei tifosi del Padova, potesse entrare nelle case dei tifosi del Padova come una voce amica. Chiaramente non poteva e non potrà mai essere come la sua, mai nessuna voce potrà raccontare le gesta del Padova come quella di Gildo Fattori. Che cosa devo dire? Io oggi adesso rivedendo queste immagini, ecco, avverto ancora di più, probabilmente domani sarà ancora peggio, avverto ancora di più questo senso di vuoto, di smarrimento che provoca la perdita di un amico, perché Gildo era per noi veramente un amico, al di là del fatto che avesse il ruolo di addetto stampa della società, che peraltro interpretava ben, per me con molta efficacia, ma era proprio una persona che riusciva. Io ho imparato da lui per esempio una cosa che non riuscirò mai a imparare, ma che ho ammirato in lui, era il fatto che era sempre una persona che non andava mai sopra le righe. Cioè lui non era difficile vederlo arrabbiato, anche se per questo Padova palpitava, soffriva, ma ci sono tante cose che in questo momento. Ma è definito un innamorato del Padova, no? Stamattina. Secondo me era una persona che viveva il rapporto con il Padova in un modo straordinario. Nel corso del primo tempo, sempre 1-0 per il Cesena, Pellizzaro, attenzione, Franceschetti di testa, Quicchi, grande! Grande Quicchi! Incredibile! Incredibile, Quicchi 1-1! Ancora il Padova, vediamo Coppola, attenzione, avanza Coppola, poi fa filtrare per Galderisi, ancora Coppola va, vediamo Coppola, va al tiro, rete! Tutti quelli che hanno collaborato a questa realizzazione, l'appuntamento è per domenica prossima, stessa ora, stesso programma. Grazie per l'ascolto e buonanotte a tutti.